La locanda degli asini. C'era una volta in Cina un vecchio mercante di nome Chao. Chao aveva girato quel paese in lungo e in largo, credeva quindi di conoscere tutte le locande e gli alberghi, ma un giorno si trovò in una strana provincia dove non era mai stato. Così si fermò a chiedere a un contadino dove si trovava la locanda più vicina. «È proprio oltre la collina», rispose quello. «C'è una locanda molto accogliente, dove puoi anche comprare degli asini, se ne hai bisogno». «Ma guarda, stavo proprio pensando che il mio asino ormai è vecchio e stanco», esclamò Chao. «E quegli asini da dove vengono?» «Ah, questo non lo so. Chiedilo a Terza Dama, la padrona della locanda». Chao lo ringraziò e poco dopo arrivò alla locanda del ponte di legno. Terza Dama lo salutò affabilmente. «Sono dolente di non avere servi, perciò dovrete portare l'asino alle stalle voi stesso. Io intanto vi preparerò il pranzo e un letto». Quella sera Chao e altri 6 ospiti della locanda gustarono una cena deliziosa. Terza Dama portava una bottiglia di vino dopo l'altra e tutti gli ospiti bevvero copiosamente finché si addormentarono. Chao, che era astemio e non aveva bevuto affatto, giaceva a occhi aperti nel soffice letto. Stava per appisolarsi quando udì un tonfo e, temendo l'irruzione di qualche bandito, si alzò senza far rumore per guardare nell'altra stanza. Con grande sorpresa vide che Terza Dama tirava fuori da un pesante baule alcune figurine intagliate nel legno e le deponeva sul pavimento. Erano un uomo, un bue e un aratro. Terza Dama attaccò l'aratro al bue e collocò l'uomo dietro l'aratro. Poi spruzzò dell'acqua sopra le figurine e pronunciò delle parole magiche. Con immenso stupore di Chao, il gruppetto si mosse rapidamente intorno alla stanza e, in men che non si dica, tutto il pavimento era segnato da solchi ben fatti. Terza Dama diede allora all'uomo di legno un sacchetto di semi. Appena quello li ebbe seminati, spuntarono dei freschi germogli di grano. Chao osservò sempre più meravigliato Terza Dama raccogliere il grano, macinarlo e preparare dei pasticcini con quella farina. Il mercante, turbato da quella magia, non riuscì a chiudere occhio. Quando finalmente spuntò l'alba, impacchettò le sue cose e stava per abbandonare la locanda quando Terza Dama lo salutò. «Ho preparato dei deliziosi pasticcini di farina di grano. Non volete assaggiarli?» «Grazie, signora», rispose Chao. «Vi dispiace se ne prendo uno per mangiarlo durante il viaggio? Ho molta fretta». Si mise in tasca il pasticcino e andò alla stalla a prendere l'asino. Prima di andarsene, gli venne voglia di dare un'ultima occhiata a Terza Dama. Fece capolino alla finestra e la vide che offriva i pasticcini agli altri ospiti, ed essi li mangiavano. Sotto i suoi occhi inorriditi, gli ospiti rotolarono a terra, i loro abiti si tramutarono in ruvido pelame grigio e spuntarono loro delle grandi orecchie e delle lunghe code. Erano diventati asini. In un balzo Chao montò sul suo asino e si allontanò dalla locanda di Gran Carriera. Non si fermò finché non raggiunse la città più vicina. Malgrado il lavoro lo tenesse occupato, Chao non poteva dimenticare Terza Dama e la sua terribile magia. Decise perciò di tornare alla locanda. Prima di lasciare la città, Chao comprò 6 pasticcini di farina di grano, li mise in un sacchetto e in un altro mise quello che gli aveva dato Terza Dama. Terza Dama lo accolse ancora molto affabilmente e, come la volta precedente, quando Chao al mattino si alzò, gli offrì dei pasticcini di grano. «Ah, questa volta ci ho pensato io a comprare i pasticcini», disse Chao. «Vi prego, assaggiatene uno dei miei». Con una smorfia di stizza, Terza Dama accettò il pasticcino che Chao le porgeva. Ma non si accorse che si trattava di quello che lei gli aveva dato la volta precedente. Ne aveva mangiato appena mezzo che rotolò al suolo e si trasformò in un asino. Soddisfattissimo, Chao la spinse fuori dalla cucina e la legò ad un albero.
Poi corse in casa, aprì il baule, tirò fuori le figurine di legno e bruciò il bue, l'aratro e l'ometto. Da allora, fino alla fine dei suoi giorni, Terza Dama si comportò come un bravo asino e fu di grande aiuto a Ciao nel suo peregrinare attraverso la Cina.